talmente vero che sembra di essere nella realtà. Forme, luci, suoni. È come se fossi lì. Non ci credi fin quando non ci giochi. Quanta piste, 400 auto e sempre più realismo. Con una grafica che fa letteralmente impallidire tutti i capitoli precedenti. Gran Turismo 7 si è fatto attendere, ma ora è più in forma che mai. Per capire quanto sia migliorato, siamo andati in pista a Vairano con una vera Toyota GR Yaris per confrontarla con la sua versione fatta di pixel. Perché abbiamo scelto questa piccola sportiva? Semplice, è l'auto più analogica dell'attuale listino. Non ha centraline elettroniche che ti limitano o software che simulano il funzionamento di un differenziale. Qui è tutto vero. E simulare questi dettagli su un videogioco pensato per il grande pubblico è una cosa tutt'altro che semplice. E per giocarlo al meglio abbiamo scelto una postazione con i fiocchi, sedile PlaySeat e volante Thrustmaster T-GT2. Con questo setup si capisce ancora di più quanto il lavoro della Polyphony Digital abbia quasi dell'incredibile. Fin dai primi chilometri virtuali percepisci sensazioni molto meno filtrate rispetto ai capitoli precedenti di GT. Ti avvicini al limite più in fretta e capisci più facilmente cosa sta succedendo sotto le ruote. Sembra quasi un'auto vera. La risposta del volante, la forza che usi per curvare, le vibrazioni che senti sulle mani sembrano quelle reali. Così come il comportamento dell'auto, che sotto sterza senti troppo veloce in curva o allarga la coda se vai troppo presto sul gas. D'accordo, non sono 200 all'ora in pista, ma il force feedback evoluto, cioè quell'insieme di vibrazioni che senti sul joypad o sul volante, ti fanno quasi sentire l'asfalto. Salti sui cordoli e lo senti, blocchi in frenata e lo capisci subito, perché l'auto si scompone e riprenderla non è affatto facile, proprio come nella realtà. Anzi, è molto più difficile che nella realtà, perché l'auto vera ti trasmette qualche sensazione in più, ha un inserimento molto più rapido e porta molta più velocità in curva. Quella virtuale risulta più stabile, più progressiva, però è anche più difficile da controllare una volta che si esagera, cosa che avviene in maniera meno marcata sulla sportiva di Gazoo Racing, perché i differenziali ti aiutano tanto a stringere le traiettorie, soprattutto quando esageri col gas. La perdita d'aderenza qui sull'auto vera è molto più lineare, l'auto mi trasmette molto più la sensazione, soprattutto per le forze che ci sono in gioco, mentre nel videogioco, avendo solo il force feedback a disposizione, devo fidarmi solo delle mie mani e quindi capire quando l'auto sta per perdere aderenza e regolare lo sterzo, l'acceleratore e il freno di conseguenza. Ed è proprio questa la differenza maggiore tra reale e virtuale. Quelle sensazioni meccaniche che ti trasmette l'auto, sul gioco sono solo vibrazioni sul volante. Il force feedback è il più realistico della storia di Gran Turismo, ma tenere in mano un volante vero è tutta un'altra cosa. Il confine tra videogioco e realtà, però, continua ad assottigliarsi sempre di più. Il simulatore ti trasmette i movimenti di cassa con un rollio più o meno marcato e hai anche la possibilità di regolare di fino il motore, l'assetto, il cambio, le gomme, proprio come faresti in pit lane. Qui sulla nostra pista di Vairano sto girando con la modalità sport che mi trasmette più coppia all'asse posteriore per permettermi di intraversare meglio l'auto e di avere una guidabilità molto diversa, molto più divertente.
dopo un traverso riprendere il controllo della Yaris GR vera è molto più facile rispetto al videogioco, perché nella virtuale tu hai un'auto molto progressiva che però quando inizia a sbandare diventa molto difficile da controllare. Qui in pista si intraversa davvero tanto, è bellissima, mentre invece nel videogioco la sensazione è quella di avere un'auto un po' più nervosa, più difficile da controllare. Sono solo sfumature che comunque rendono Gran Turismo unico nel suo genere, perché è facile da giocare a tutti i livelli, sia che tu sia un pilota esperto, sia che tu sia un principiante alle prime armi. La bellezza del videogioco è anche quella di poter giocare quando vuoi, in qualsiasi condizione, sia che piova, sia che ci sia il sole, di notte, di giorno. Mentre invece nella realtà in pista ci puoi andare praticamente solo di giorno, a meno che tu non sia un pilota vero e faccia le 24 ore. Però la bellezza è anche quella di non spendere assolutamente un centesimo per poter girare in macchina. Qui adesso io sto consumando tanta benzina, siamo oltre i 10 litri per 100 km, ben oltre adesso che stiamo spingendo in pista, mentre invece nel videogioco non spendo niente né per il carburante, né per le gomme, né per le pastiglie freno. Quello in cui il Gran Turismo può migliorare ancora, e tanto, è l'esperienza sonora, perché l'auto vera ti trasmette dei rumori in più, il rumore del tre cilindri, il rotolamento degli pneumatici, i frusci aerodinamici sono tutta un'altra cosa. Ai regimi più alti, sulla Yaris vera, le urla dello scarico sovrastano il rumore del tre cilindri. Nel simulatore il suono è più piatto, meno immersivo, anche se giochi con le cuffie. In un quarto di secolo tutto è migliorato, dalle sensazioni di guida alla grafica alla fluidità di gioco. Quello che non è cambiato è la filosofia di GT, che da sempre trasmette la passione per le auto a persone di tutte le età.